È stata una delle prime a riaprire in città la libreria del teatro di Gianluca Rossiello, grazie al decreto del governo di Giuseppe Conte che, dopo quasi 2 mesi di lockdown, ha permesso ad alcune attività economiche di ripartire, tra queste appunto le librerie. Innanzitutto sono stato felicissimo della riapertura delle librerie, che è stata una delle prime attività. Ovviamente è stato un segnale quello, magari fosse un bene di prima necessità la libreria, spero magari col tempo diventi almeno di secondo. La libreria sta andando bene, tenendo conto che non ci stanno arrivando settimanalmente le novità, i prenotati, poi ovviamente. Noi lavoravamo molto con gli eventi e non essendoci più la possibilità. Però quindi stiamo lavorando con la nostra giacenza. Per fortuna la libreria ha una buona giacenza, la gente sta venendo, naturalmente non è come al solito. Però pian pianino devo dire, anzi c'era molta gente che era quasi disperata, mi contattava in privato durante il periodo in cui io non potevo essere aperto, cioè dal 10 marzo al 13 aprile. E quindi soprattutto nei primi giorni è venuta gente proprio a prendere dei carichi di libri, che mi ha reso anche felice. Però insomma la libreria pian pianino sta andando. Ma quali sono stati i libri più venduti da quando è riaperto? Ovviamente sono stati pubblicati dei libri sull'argomento principale, quindi sul Covid. Alcuni mi sono arrivati, ma la maggior parte no, appunto per il motivo di cui parlavo prima. No, molta narrativa, molti classici, molta gente, poi questo ecco, avendo la possibilità di rimanere tanto tempo in casa forzatamente, hanno rivalutato altri, insomma, i classici, quelli poi. Vabbè, sono eterni. No, molta narrativa anche della saggistica storica. Riprenderete a fare eventi nonostante le normative sul distanziamento sociale? Sì, dipende, adesso aspettiamo, vediamo un po' come va. Sì, perché noi la libreria è soprattutto una libreria che crea eventi, a parte insomma l'utenza, lo zoccolo duro, eccetera. Vediamo, vediamo, io non vedo l'ora. Prima ancora del 10 marzo stavo calendarizzando gli eventi di luglio, quindi io fino a luglio avevo una programmazione, poi naturalmente, comunque sì.